Perché per un meditatore il più grande nemico è il sonno. Qualcuno dice così: no, Sadhguru, è il cellulare. Sono tre frutti magici del mondo tropicale. Se lo prendi, avverrà la pulizia del sistema. È davvero magico. È il sistema linfatico che gestisce i fluidi nel corpo e si occupa degli organismi esterni che disturbano il tuo sistema. Si occupa delle lesioni e delle infiammazioni e varie cose che succedono. Le lesioni non solo fisiche, a livello cellulare esiste dell'infiammazione che deve essere trattata e gestita in continuazione. E gestisce anche tutti i residui. I residui cellulari che si trovano nel corpo devono essere ripuliti, altrimenti si accumuleranno e diventeranno tossici. E gestisce anche le cellule tumorali. Quindi il sistema linfatico è davvero vitale per noi. Per mantenere la salute, ovviamente, ma per mantenere l'intensità, il tuo sistema linfatico dovrebbe essere attivo. Quindi, tra gli organi linfatici, il più vitale è la milza. E poi le altre cose che potresti aver fatto rimuovere. Hai le tonsille? Le hai ancora o sono andate? Hai l'appendice o è andata? Perché al giorno d'oggi i medici non lo fanno. Altrimenti, quando stavamo crescendo, dicevano: è normale, se hai 13-14 anni togliamo le tue tonsille e basta. Tra tutti i miei fratelli sono l'unico a cui non sono state tolte. Semplicemente togli le tonsille, togli l'appendice. Supponi che ti aprano per qualche altro intervento, rimuovi l'appendice. Questa era una pratica normale, non più, fortunatamente. Quindi questi sono tutti gli organi che gestiscono il sistema linfatico. Tenerlo in buone condizioni è essenziale per conoscere l'intensità del corpo. Altrimenti farà... senza che tu sappia cosa sta succedendo, farà così. Diventerai come un pollo malato. Quindi, se ti chiedo di meditare, chiudi gli occhi. Sai? Sì, perché mantenere il corpo in un certo livello di vitalità e che il sistema di purificazione funzioni bene è davvero essenziale se un essere umano vuole stare seduto con gli occhi chiusi e vigile. Perché per un meditatore il più grande nemico è il sonno. No. Qualcuno dice così: no, Sadhguru, è il cellulare. Voglio meditare, ma quello è un problema diverso. Ma all'interno del sistema il più grande nemico per chi vuole meditare per lunghi periodi di tempo è il sonno. Per tenere gli occhi chiusi e rimanere intensi e svegli è davvero essenziale che il tuo processo linfatico avvenga attivamente, che una purificazione sufficiente avvenga nel corpo. Questa è la ragione per cui la tua sadhana mattutina è così importante. Soprattutto se pratichi Hatha Yoga, Surya Kriya, Shakti Shalana Kriya, devi comprendere il tuo sistema linfatico è attivo. Sicuramente la sadhana se ne dovrebbe occupare. Se hai meno di 45-50 anni, la sadhana è sufficiente, fa la maggior parte del lavoro. Ma se hai iniziato la sadhana tardi, hai iniziato la tua sadhana al momento della pensione, allora un piccolo aiuto extra potrebbe essere necessario. Assicurati di bere più acqua di quanta ne necessiti per la tua sete. Un po' di più, magari il 20-25% di acqua in più. Come faccio a sapere che bevo abbastanza acqua? Lo sai. Se non stai prendendo farmaci o altro, se stai bevendo abbastanza acqua, la tua urina sembrerà acqua, nessun altro colore, a meno che tu non prenda qualche medicina.
Non dovrebbe esserci nessun altro colore, dovrebbe essere proprio come l'acqua. Se non viene così, significa che non stai bevendo abbastanza acqua. Questo è importante. È molto importante che i fluidi nel corpo siano ben gestiti, perché questi fluidi devono circolare nel corpo e ripulire tutta la confusione che avviene. La sola attività quotidiana del corpo crea così tanti detriti, così tante impurità che devono essere eliminate in modo efficiente. Se non succede così per molti di voi, cosa che vedo almeno per alcuni di voi, se avete meno di 35-40 anni, dovrebbe succedere, devi solo alzarti un po' prima e fare più sadhana. Altrimenti c'è qualcosa che si chiama trifala. Sono tre frutti magici del mondo tropicale, mescolati nel modo giusto. Se prendi il trifala con un po' d'acqua, o un cucchiaio di latte, o qualcosa del genere, o anche miele, se lo prendi, avverrà la pulizia del sistema. È davvero magico. Io non prendo nessuna di queste cose, ma mi dicono che il trifala disponibile qui nel negozio è molto, molto buono. Dovrebbe esserlo. Non lo so, ma devi provare e vedere. Altrimenti, dovunque sia, il trifala fa meraviglie per far sì che il tuo sistema linfatico si attivi.